Nel derby valido per la settima giornata, il Pineto di Mister Ravaolo vince 1-0 contro il Giulianova. Dopo la prima frazione chiusasi con i biancazzurri in vantaggio grazie alla rete di Paoli, nella ripresa non succede più nulla. Calcio d'inizio per i padroni di casa. Dopo un primo stint di gara di studio, il Pineto sblocca il match al 12esimo. Paoli pesca Madio fuori dai pali e con uno splendido pallonetto porta in vantaggio i biancazzurri nello stupore generale. La gara è contratta e priva di emozioni. Di nuovo i biancazzurri si riaffacciano al 27esimo. Verdesi da terra invita Esposito, il numero 10 a tu per tu con Amadio prova il tocco sotto. Il Giulianova ha la prima chance degna di nota al 36esimo. Fossati, bisturi per D'Agostino, ma Cercelluti da difensore aggiunto d'esperienza salva i suoi. Nella ripresa il Pineto prova a mettere la freccia. Esposito sguscia in area, Verdesi in riva rimonta, ma Demoleon mura letteralmente la conclusione dell'attaccante di casa. La squadra di Mister Del Grosso non ci sta e risponde al 56esimo su un cross dalla destra. Svetta Antonelli, palla fuori di poco. I padroni di casa non stanno certo a guardare. Cercelluti, falso 9, serve ottimamente il neoentrato Bugaro che spara alto da ottima posizione. A 5 secondi dal termine, Campagnacci su un vito di Del Grosso in spaccata non riesce a pareggiare per i suoi. Non succede più nulla. Il Pineto vince di misura contro un coriaceo Giulianova. Non giochi da 40 giorni e non è mai facile riprendere il filo del discorso. In un derby contro una squadra che ci ha sorpreso anche per il modulo messo in campo, quindi magari in settimana prepari la partita in un modo, poi ne trovi un altro in campo, quindi questo 3-4-3 ci ha messo un po' in difficoltà e, come ho detto prima, dopo 40 giorni è fondamentale ritrovare anche i 3 punti perché noi ne avevamo bisogno, visto che mancavano da un paio di mesi. Quindi prendiamo questi 3 punti e la prestazione sicuramente possiamo migliorarla, e perché a tratti abbiamo fatto bene, ci è mancato la zampata vincente per chiudere la partita, e poi, come succede nel calcio, può succedere anche di regalare un'occasione da gol, e fortunatamente la palla calciata da Campagnacci è andata fuori. Beh, questa è una domanda che non ti so rispondere. Io vado a casa tranquillo, sereno, con le responsabilità che mi sono sempre preso. Qualsiasi decisione ci sarà, io vado a casa sereno, con la coscienza a posto, senza nessun problema. Se ho sbagliato qualcosa me ne assumo le mie responsabilità, sicuramente ho sbagliato. È il secondo anno che faccio l'allenatore, quindi è chiaro che, però qui sbagliamo tutti, è chiaro che poi l'allenatore è quello che viene messo in prima linea, ma questo fa parte del mestiere.